Manuel Simeoni, l'ospite speciale di questa festa della rivoluzione. Siamo qui a Pescara, alla Madonnina del Porto. È stato disegnatore della DC Comics, disegnatore di Batman, un eroe. In questa settimana si celebra un altro eroe della storia, che è D'Annunzio. Proviamo a fare un piccolo paragone, ecco, se dovessi disegnare D'Annunzio. Allora, diciamo che quando uno scrittore è dotato di quella cultura, generalmente con le parole dà dei pugni, quindi probabilmente anche in passato la cultura e la via forse scientifica per alcuni uomini era il modo per scalzare e incalzare l'ignoranza. Diciamo che vagamente quando un eroe sceglie la via del superuomo, come ha fatto forse D'Annunzio, insomma, si trova a fare delle scelte enormi. Batman vagamente è una filosofia che porta l'uomo a una scelta tra il bene e il male. E chiaramente bisogna affrontare una serie di paure per fare questo, quindi entrambi hanno forse affrontato due vite abbastanza pericolose, mettiamola così. Emanuele Simeoni oggi crea personaggi propri che nascono dalla tua fantasia, oggi una performance qui a Pescara, di cosa si tratterà? Allora, diciamo che proprio in tema della poesia e del lato dello scrittore D'Annunzio, a cui vogliamo fare diciamo una piccola interpretazione anche moderna attraverso il pop, quindi la cultura del fumetto che è, diciamo, la regina delle arti pop, a questo punto diciamo che sarà anche una performance, come dire, di flusso, proprio creativo, nel senso che come un poeta cercherò attraverso il disegno di ridare vita forse un po' agli sguardi di D'Annunzio e ad alcune logiche del passato. Quindi la performance parlerà proprio di tutto quello che è cultura e di tutto ciò che viene ereditato nella cultura italiana da grandi scrittori del passato.